di Mattino Lombardia, ascoltando Anna Megretta, Mamma non lo sa, proprio di questo testo, di quanto è tosto, di quanto sono stati tosti tutti i testi. Un testo tosto! Quanto sono stati tosti non tutti i testi dirlo. Del Festival non di Sanremo. Testi tosti! Testi tosti! Nuzzo Di Biase, parliamo anche del vostro spettacolo, che è poi il motivo per cui siete qui. Sì. Però volevate la vittoria di Elio, diciamo. Noi sì, 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 sì. Elio tutta la vita. Beh, siete comici, che diamine. Allora, questo spettacolo. Ah, questo spettacolo ha un testo tosto. È qui che vi ho fatto il link. Perché, insomma, non ci si può non guardare in giro e dire: ma alziamo bandiera bianca o continuiamo a. Ma no. Longo, mi sei carica stamattina? Ma vero? Siamo tutti in linea, secondo me. Sì, siamo tutti in linea. Vai Nuzzo, parla tu dello spettacolo. Ha uno spettacolo assolutamente da vedere, lo voglio dire, perché noi facciamo radio, facciamo TV, però il nostro microcosmo vero, dove stiamo bene, il nostro acquario, dove sappiamo muoverci meglio, è il teatro. È il teatro. Già solo per questo uno dovrebbe venire subito a vedere Paradossi e Plastichi. Sì. Novità, in questo spettacolo parliamo appunto di crisi, e crisi però economiche, il filo rosso è la crisi economica che c'è, però la vogliamo esorcizzare in tutti i modi, e poi parliamo di religione, parliamo di scuola, di tutto quello, di crisi coniugale, argomenti classici, diciamo, proprio affrontati alla maniera dei nostri Biase, quindi male. Dai, quindi male. Avete voglia di farci qualche, no, così io butto lì Nuzzo, cos'è? Hai voglia? Attacca qualche pezzo. Vai, attacca. La memoria attacca. La devi sapere. Ce l'abbiamo stasera. Va bene. Fate prova di memoria. Facciamo un pezzettino della coppia, che è quello che stiamo facendo a Zelling in questo momento. Sì, abbassiamo magari la. Quale, base. Vai? Cara. Mio marito è un pezzo di merda. Cara, dove sei? Mi trova sempre. Amore, ma qua stai? Ma puoi dire sto qua? Nuzzo, non se la ricordo. Mi sta andando. Bravi, bravi. Mi sta infamando. Ma infatti ripassate. La classica. Oggi è la prima. Il pubblico vedrà, siccome tante novità abbiamo messo in questo spettacolo, certo. Il pubblico vedrà anche un po' di errori. Diciamolo, vero? Sì, a partire già dalla diretta da stasera. Qui in radio. Sì. Ma scusate, approfittate per farla generale qua. No, che noi non vogliamo fare anticipazioni. Va bene, va bene. Nuzzo sa tutto, vero Nuzzo? Certo. Ma ve li fate gli scherzi in scena? Tantissimi. Ma sì. tipo qualche no, aneddoto? No, ma è tutto uno scherzo. No, allora, nello spettacolo voglio dire, c'è molta improvvisazione. Non tantissima, nel senso, però ci lasciamo dei piccoli spazi di improvvisazione e soprattutto... Non ce li lasciamo, vengono fuori. Soprattutto, esatto, non è che sono proprio costruiti. Quando fingete di dimenticarvi le battute, ad esempio, no? Sì, è quello, sì, sono quei margini che ci diamo così, solo per l'ilarità. Di solito che la memoria, devo dire, io sono un po' più pessimo. Ma va. Anche se sono quello che studia di più e si impegna di più, come si vede. Però ogni tanto mi succede che va in blocco, proprio come la caldaia. Il mio cervello c'ha due neuroni, uno dei due va in blocco e rimango bloccato, però ho la tecnica. Faccio lo sguardo al pubblico e faccio capire che è Maria che ha sbagliato in quel momento. Ah, questo è bastardaggine, non è tecnica. Sì. Quindi guardo tutti e faccio con la mano così. Non è una professionista, si vede chiaramente. C'è un vuoto, l'ha creato lei. Bastardo, quindi Maria bastardo. Diventa fucsia e poi dopo, e da lì improvvisiamo veramente. Perché su ogni sketch che abbiamo, visto che sono anni, insomma, facciamo questo lavoro, abbiamo 50 soluzioni diverse. Fortunatamente invece è in quel momento quando andiamo sì in... è che lo spettacolo è più codificato e in maniera siccome portiamo il nostro sketch però fatto in maniera teatrale, certo, quindi poi devi riprendere il filo del possiamo discorso possiamo uscire sì. Uscire e poi ritornare dentro a cioè, più o meno e se ne occupa lei chiaramente sì. Di rientrare nella commedia comunque. Devo dire Maria fa il lavoro sporco sì. diciamo che ho tutti gli attacchi io. Lui dovrebbe solo rispondere. E a volte mi sbaglio anche lì. Bravi, bravi. Dai che ascoltiamo il Planet Funk. E poi sì? Torniamo a parlare di Paradossi e Parastinchi con Nuzzo Di Biase. Intanto ripassiamo qualcosa. Ripassate, dai.